Sai fare il pasticcio di maccheroni? No, io sì. Ricambò alla francese? Io sì. Soppa di abuccia? Io sì. O le polpettine? Io sì. I capelli arrostiti? Io sì. Hai denari da spendere? Io no. No. T'ho portato uno zecchino un giorno solo, e già sposo. Io sì. E poi me l'avete dato 6 mesi fa. Ah, 6 mesi fa. Come passa il tempo. Bisognerà metter mano alla borsa personale. Io non vi ho un quattrino, però la sua, successore, adorata servitore di 2 padroni. Successore, la paga che ti dai 7 giorni al sonno, anche quella l'hai spesa tutta? Io sì, ah. E poi me l'avete dato un anno fa. E questo è il modo di parlare, con questa impudenza, con questa faccia tosta, al tuo padrone, con tutti i soldi che spreco da te. Veramente, se non fosse per Don Fulgenzio, a quest'ora sarei povero in canna, signore. Don Fulgenzio, tutti vanno avanti con questo Don Fulgenzio. Quindi ti trovi bene con Don Fulgenzio. Io sì. Ma non puoi dire che non ti trovi bene anche in questa casa. Io no. Ma questo è il modo di rispondere. Tutti si possono gonfiare le mani. Tanto non potete più cacciare il dito nel naso. Non sai dire che altro non sia o no. Dimmi lui cosa debba rispondere. Gli devo dei soldi. E va bene, va bene. Venderò un gioiello di famiglia e... Tutto venduto. Sì. Ah, abbiamo ancora un vaso d'argento nell'atrio, lo impegnerò e ti do i soldi. Sì, tutto impegnato. Anche quello, tutto venduto, tutto impegnato. Ah, ecco, successo, vai nel mio armadio, prendi un abito, quello che vuoi, anche quelli belli che usavo per andare a Parigi un tempo, e così sarei pagato. Posso prendere qualunque cosa da vostro armadio? Sì, 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 ma adesso dobbiamo pensare ai soldi da spendere, da trovare, e dobbiamo investirci, dobbiamo pensarci. Tu riesci a pensare, ma non ci riesci. Ah, ho un'idea. Abbiamo ancora una fusateria d'argento tutta cesellata in oro nella cassapanca del mio studio. Cosa vuol dire? Ne sono rimaste 6. Ma io con un voto sono fusate d'argento tutto, ma ricordo che non sei altro. No. Veramente no, avete impegnato pure quello come tutto il resto d'altronde. Ho impegnato anche quello. Impegnato? Quanto hai detto che ne sono rimaste? 6. Noi siamo in 4 a tavola e allora ne rimangono 2. Benissimo! E vai subito al monte e impegna le posate. E spicciati! Io sì! Forza, corri! E non ti far perdere tempo! No. E muoviti, mi raccomando! Io sì! Vogliono fare la spesa! Io sì! Non ti far perdere tempo! Lasciati guardare! E ma la succede scuole come, come stiamo? A vino? Ce n'è vino? Io no! Ce n'è male! Io no! E acqua ce n'è! Io no! Ma neanche l'acqua abbiamo! Si è seccato il pozzo! Stavo scherzando! Stavo scherzando! Ma veramente adesso... Ah, Fumino! Oh, signor Conte Ridolfo! Cosa mi comanda? Ho necessità di parlare con una delle vostre padrone. Ah, qual è? In realtà la faccenda appartiene alla signora Eugenia. Parlerei più volentieri la signora Flaminia. Ah, dica pure. Vi dirò quel che sono per fare, poiché Fulgenzio mi ha detto di dirlo pubblicamente. Ah, dica. L'amico? Per mezzo mio, si licenzia dalla signora Eugenia. Desidera farlo con civiltà, ma qui non lo vedrete più. Se costui lo dicesse da parte mia, mi farebbe un gran piacere. Ma come mai una risoluzione di questa portata? Non andate a chiamarmi la signora Flaminia. Ah, e di là nella galleria dei quadri con un certo signor Conte che per ordine di sua zia gli fa vedere i famosi quadri. Guardatemi, un po' di gelosia. Tanto meglio che non sa nulla. Voglio piuttosto non dire nulla alla signora Eugenia. Amico mio, io vi compatisco, però non mi mettete più un simile impegno. Avete ragione. Piuttosto, dov'è la signora Eugenia? Ah, e di là nella galleria con il conte. Con il contenuto che si trova nella cassapanca dove ci sono i vestiti. Allora mi fanno d'abito. E poi in galleria? C'è più luce. Speriamo che non passi nessuno. Speriamo che non passi nessuno in galleria perché non c'è più luce. Mio caro portato, ho detto. Scusate. Mamma mia. Portami una camicia pulita che sono tutto sudato. Signore zio, la vostra parrucca. Quale parrucca? Ma che come ti sei promesso la mia parrucca? Perché ti sei preso la mia parrucca? Ma che tu fai? Mi avete detto voi che potevo mettere qualcosa dal vostro armadio? Dall'armadio, non dalla testa. Voi vorrei sapere come avete fatto
a prenderla mentre facevamo la spesa, senza che me ne accorgessi. Beh, è stato semplicissimo. Mentre eravate in alto a prendere i piccioli, io mi ho sfilato la parrucca delicatamente. Si possa gonfiare la testa, ma non lo devo Signore. Sì, cosa c'è? Una parola. Sì, dite, che cosa volete? Le posate. Le posate, sempre le posate. Il tuo problema sono le posate. Che cos'hanno queste posate? E mancano le posate! Ma già, è vero. Si è aggiunta una persona. Mancano le posate, sono geniali. Mettete una posata di stagno nel mio piatto. È vicino al mio piatto. E si intende, ma ben sotto la salvietta. Così non si vede. Grande idea, vero? Adesso andate in cucina. Ah, dove va? Devo fare tutto io in questa casa. Forza! Andiamo in cucina e andiamo a preparare da mangiare. Ecco, questa la porti tu, stanza. Vieni qua, devo fare tutto io. Su Gianespole, forza. Dove vai, su Gianespole? Vuoi che mi affatichi sempre io? Non ne voglio di fare niente, non lavori, non fai niente. Vai in cucina, corri, muoviti con la tua flebà.